Bentornati vecchie rocce, sono Luca Grax 89 e oggi continuiamo la nostra avventura con Tomb Raider. Bene, finalmente siamo tornati al punto dove eravamo ieri, dopo che abbiamo staccato con la prima puntata. Io direi di continuare. Vai Laretta, vai. Tanto ricordiamo per chi si fosse perso il primo episodio che Lara è appena uscita da una grotta che si stava per disintegrare e adesso siamo appunto in visita su questa splendida isola. Beh, che dire, i paesaggi sono veramente, ma veramente fatti bene. Posso Comunque, certo che puoi farcela se Lara Croft. farcela? Ricordo per chi non lo sapesse che è la prima volta che gioco a questo gioco, quindi LS lanciati, perfetto. Oh! Potrei anche salire? No, ok. Lo sapevo! No, non lo sapevo. E rispetto agli altri giochi comunque del mio canale che ho già giocato, comunque che ho rigiocato volentieri con voi e per voi. E qua analizziamo un attimo l'ambientazione, ecco, attenzione. Veder giù mi viene male. Ok. Superfici piatte, perfetto. Lo zaino di Sam. Ah, dolore. Allora, abbiamo trovato l'equipaggiamento comunque degli amici di Lara. Sono passati per di qua. Magari sono stati derubati di tutti i loro averi. No, sembra di no. Sam! Qualcuno mi riceve! Devo trovarli. Bene, ricetrasmittente presa, seguiamo le tracce dei superstiti oggi, perfetto. Sicuramente dovrò andare per di qui. Non me lo aspettavo, sinceramente. Ok, è ancora viva. Dopo un volo così, un umano normale sarebbe morto nella realtà. Prepariamoci dalla tempesta. È facile a dirsi che a farsi. Non c'è nessuno. Un focolare, potremmo accendere un fuoco. Tanto beve. Qualcuno mi riceve, per favore rispondete. Bravissima, c'è già arrivata da sola, incredibile. Ah.
bella telecamera, mi servirebbe anche a me per fare dei video special edition. Ed ecco la nostra ambiziosa archeologa, Lara Croft, nel suo habitat naturale. È in cerca del regno perduto di Yamatai, terra natale della leggendaria Emiko, regina del sole e mia illustre antenata. Sam, piantala. Tesoro, lo so. Cerco solo di sdrammatizzare. Siete tutti così nervosi. Cos'è che ti preoccupa? Sono vicina a una scoperta, lo sento. Ma non so se mi daranno retta. O se dovrebbero farlo. Lara, tu ne sai più di chiunque altro. Sul serio. E non lo dico solo per confortarti. Io credo in te. E anche Roth. Sei in gamba. Ora facciamo una pausa. Ok, ok. E Sam, grazie. Non è sempre così musona. Addosso, fermalo! Tanto qua vediamo pezzi di vita dei componenti della squadra di Lara Croft. Tra i fondi della famiglia di Sam ci sono anche i miei. La spedizione interessa a tutti. I fondi non dureranno in eterno. Ecco perché dovremmo puntare a est e non a ovest. Nessuno crede che Yamatai sia così tanto a est. I libri dicono tutt'altro. Libri scritti da gente che non l'ha mai trovata. Ne ho già parlato con Roth. Non ha alcun senso seguire piste già battute, Whitman. Io mi rifiuto di mettere la mia reputazione in gioco. Qui sono io, il capo archeologo. Tu ti muovi solo se hai una troupe televisiva al seguito. Ho 30 anni d'esperienza e 2 dottorati, di cui uno in storia asiatica. Tu pensa alla barca, Grimm. Nave, dottor Whitman. Si chiama nave. Non serve un dottorato. Senti, per sapere. Proseguendo a est, entreremo direttamente nel Triangolo del Drago. È quella la nostra meta. Lara, tesoro. Io ti seguirei ovunque, ma in quel posto tira una brutta aria. Brutte tempeste, il Triangolo delle Bermuda sembra Disney World. Ci sto. La leggenda vuole che la regina Emiko potesse scatenare tempeste. Spesso i miti reinterpretano verità storiche. Yamatai potrebbe trovarsi proprio nel Triangolo. Ecco, questo è il Triangolo del Drago visto dal satellite. Wow. Non molto invitante. Almeno c'è acqua per navigare. Non ditemi che siete Basta. Tutti... Reyes ha ragione. I nostri fondi sono agli sgoccioli. Siamo di fronte a un bivio. Lara ci sta offrendo nuove idee e un piano. Il capitano qui sono io e questa è la mia decisione. Faremo rotta per il Triangolo del Drago. Sembra. È finito il temporale, intanto. Non posso starmene qui. Cerchiamo del cibo. Dunque abbiamo un nuovo accampamento. Vabbè, galleria sbloccata. Questa sezione... Questa sezione mi ricorda molto quella con Metal Gear Solid Snake Eater, però non Ground Zero. Wow! Posso usare quell'arco? Cioè, tu del corpo noti l'arco? Ok. Qua però intanto possiamo prendere delle frecce. Devo capire come arrivare però all'arco per procurarmi il cibo. Qua saltiamo su. Beh, non sembra che abbiamo avuto grandissimi problemi. Io devo andare piano, però... infatti. Ci metterò un po'. Perché queste sezioni dove devi passare, diciamo, da una piattaforma all'altra utilizzando un albero sono veramente in peste. Ok. No, ho fatto anche in fretta. Fai da te, si è arrangiata a suo modo. Sembra anche messo bene come arco. Vediamo se funziona ancora. Ti ho beccato. Ok, abbiamo beccato la preda. Fermi, fermi. Ai. Ai, Lara. Ah, qua c'è anche la potenza. Eccolo. Oh.
Spacca boia, daino maledetto. Ma io colpisco quello là che non sta benissimo. Là, andiamoci a prendere la nostra carne quotidiana. Perdonami. Scena straziante. Ostia. Per essere una ragazza indifesa nella prima parte del gioco non ci sta andando giù pesante proprio, no no. Torna all'accampamento con la carne, dunque torniamo. Eccoci qua. Mettiamo la carne al fuoco. Abilità, investi esperienza nel menu abilità per potenziare le tue abilità, quindi continuiamo. Istinto animale, cosa far salire adesso? L'istinto di sopravvivenza, evidenzia cibo e selvaggina, adattamento. La mia casa aggiuntivi, collezionista, ok. Mi interesserebbe quello delle frecce, però penso che l'istinto animale sia il primo che dobbiamo per forza prendere se vogliamo sopravvivere a questa dura, dura foresta. Qui Conrad Roth, capitano dell'Endurance. Siamo naufragati su un'isola nel Triangolo del Drago. Roth! Sei vivo! Calma, piccola, calma. Stai bene? Che è successo? Ero sulla spiaggia. Poi mi sono ritrovata in una caverna. C'era un pazzo, Roth, e ho visto un cadavere. Ho capito. Ora dove sei, Lara? Stai bene? È stato terribile. È colpa mia. È tutta colpa mia. Lara, ascoltami. Ho trasmesso un SOS prima di abbandonare l'Endurance. Speriamo che qualcuno lo riceva. Ho parlato con gli altri. Ci raduniamo qui da me. Ti prego, vieni a prendermi. Devo restare qui. Puoi farcela, Lara. Ma ricordi la scalata dello Snowden? Il segreto è rendersi conto che si può andare soltanto avanti. Sempre avanti. Sali in quota attraversando le antiche rovine. Ottima teoria. Radio accesa. Ok. Allora, qui intanto mangiamo. Ah no! Da dove posso iniziare? Non ho abilità. Va bene, vecchia roccia, io mi fermerei qui, continuerei domani. Oggi abbiamo imparato a cacciare, ci siamo procurati un'arma e delle frecce, la carne insomma l'abbiamo consumata, quindi adesso non ci rimane che continuare e proseguire per la nostra avventura. Domani la prossima puntata, ciao vecchie rocce. Ah, soprattutto spolliciatemi il video e iscrivetevi al canale Facebook e YouTube di LucaGrax89.